Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova teoria Pokémon. Prima di iniziare con la teoria vera e propria ci tenevo a farvi una piccola precisazione. Sebbene nel video analisi della mappa di Galar avessi identificato la casa iniziale di fianco a quella del protagonista con la casa del professore, devo ammettere che guardando altri video su YouTube mi sono accorto del mio errore grossolano. Il laboratorio del professore, infatti, se consideriamo l'interno che abbiamo visto nel trailer come tale, è sicuramente la casa sulle sponde del lago che abbiamo identificato invece come scuola Pokémon. Questo perché ad un'osservazione più accurata è evidente che all'esterno di questa casa ci sia quella che sembra essere una sorta di serra che vediamo all'interno del trailer e un orto al di fuori della casa stessa che suggeriscono il collegamento con le piante che già avevamo ipotizzato. A questo punto però l'edificio iniziale diventerebbe automaticamente la casa del rivale, mentre la scuola Pokémon si sposterebbe verosimilmente nella prima città che incontreremo. A questo punto le osservazioni che abbiamo fatto ci permettono di fare una sorta di congettura riguardo al rivale. Se infatti questo rivale abita in una casa particolarmente imponente con un campo di battaglia fuori da essa, possiamo ipotizzare che questo rivale appartenga a una famiglia particolarmente facoltosa della regione di Galar. Non solo, ma magari sarà proprio il rivale, o in generale la sua famiglia, a fornirci quello che sarà per noi il primo Pokémon. Visto infatti il campo di battaglia, non è difficile pensare che questa famiglia sia importante proprio perché è legata alle lotte Pokémon, e insomma un personaggio legato ai Pokémon potrebbe tranquillamente consegnarci uno starter, non trovate? Ci tenevo prima di iniziare a farvi questa congettura iniziale per porre più che altro l'evidenza sul professore, sulla tematica delle piante che andremo poi a connettere tra un bel po' di tempo. Fatta questa correzione che era doverosa per un senso di completezza personale, direi di iniziare però con la teoria vera e propria. Signori e signore, benvenuti nella regione di Galar. Partiamo da un presupposto che ho già messo in evidenza in altri video. La regione di Galar non è semplicemente il Regno Unito capovolto, è a mio avviso infatti una sorta di rappresentazione di un Nord Europa un po' più generico. E per smentire chi dice che si tratti semplicemente del Regno Unito, al contrario, basta notare che a nord di questa regione troviamo delle regioni montuose che geograficamente il Regno Unito non possiede. O banalmente si potrebbe osservare che Londra non è di certo circondata da tutte quelle montagne che invece nel trailer vediamo. E per la verità non sarebbe la prima volta che Game Freak attua una mossa del genere. In Pokémon Nero e Bianco abbiamo infatti visto come nella penisola di Manhattan, che è la regione probabilmente più industrializzata del mondo, sia stato piazzato un deserto. Di conseguenza la coerenza geografica non sembra essere un elemento che importi molto. Credo che nella regione di Galar più che una coerenza geografica si sia cercato di inserire vari elementi della cultura nord europea in virtù di un progetto ben preciso. E se con le informazioni attuali è difficile trovare una teoria certa riguardo a ciò che accadrà nella regione di Galar, oggi perlomeno tenteremo di gettare qualche base. Per farlo partiamo, come già stato messo in evidenza da tantissimi, dalla cultura nordica, in particolare dalla mitologia norrena. Prima però ci tengo a scartare l'ipotesi nata su internet che questi giochi potrebbero ispirarsi alle vicende di Re Artù e del ciclo bretone. Nonostante spada e scudo siano elementi che chiaramente possono attrarre verso un'ipotesi di questo genere, e benché potrebbe tranquillamente darsi che le vicende di Re Artù possano avere un qualche ruolo all'interno del gioco, magari essere fonte di ispirazione per altri Pokémon, dubito fortemente che il ciclo bretone possa tenere in piedi l'intera trama di ottava generazione. Il motivo in realtà è molto semplice. All'interno del trailer vediamo infatti come si cerchi di puntare molto su un aspetto, ossia sull'aspetto mitologico, folcloristico. Il trailer sembra infatti porre molta attenzione su delle particolari rune presentanti dei simboli altrettanto caratteristici e su quella figura scolpita nella terra di una collina che potrebbe tranquillamente essere interpretabile come un Pokémon leggendario della regione. Questi elementi li recupereremo più avanti all'interno della teoria, ma ritengo che già al mostrarli nel primo trailer dia una direzione ben specifica a quella che sarà la lore di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. All'interno di questi giochi si parlerà di simboli sacri, di mitologia, di esseri ancestrali, di leggende, insomma si parlerà della mitologia norrena. Certo, fa strano ad un primo acchito pensare che l'ispirazione di una regione possa essere la stessa di un'altra, in questo caso Kalos, ma come in molti hanno fatto notare, tra Galar e Kalos sembra esserci un collegamento molto profondo. Ma procediamo con ordine e partiamo dai loghi dei due titoli. Ciò che è saltato maggiormente all'occhio ai fan di questi loghi è il lupo che sembra essere presente in entrambi, e ancora più ambiguo è probabilmente il fatto che ciò suggerisce che il lupo sia unico e che quindi sia unico anche il leggendario. Scavando nella mitologia norrena, questo lupo potrebbe essere interpretato come i due lupi di Odino, ossia Geri e Freki. Ipotesi avanzata ad esempio da Pokémon Millennium, che ha messo in evidenza come Odino regga da una parte la lancia, in questo caso interpretata come una spada, e dall'altra uno scudo, e che i lupi risiedano uno sotto lo scudo e l'altro sotto la lancia. Eppure credo personalmente
potenzialmente che il riferimento non convinca. Innanzitutto, se il leggendario è uno solo, perché legarlo a due lupi mitologici diversi? Ma soprattutto, in secondo luogo, quella che è stata messa in evidenza da poco a Millennium è una semplice rappresentazione iconografica. Jerry e Frecky infatti non hanno niente a che fare con la spada o la lancia, in questo caso altro elemento ambiguo, e lo scudo. Sono infatti due lupi che simboleggiano l'aldilà. Insomma, credo che si stia gridando al lupo sbagliato. La mitologia norrena è in realtà piena di lupi, e allora proviamo a cercarne un altro che ci convinca di più. Come qualcuno ha già fatto notare sul web, nella mitologia norrena, tra i tanti lupi, abbiamo il lupo Fenrir, un essere incatenato dagli dei nordici in un'isola al centro di un lago, il che ci darebbe addirittura una sorta di luogo probabile in cui questo Pokémon sarà ottenibile. Ma perché proprio Fenrir? Entriamo più a fondo nel mito. Gli dei incatenano Fenrir, ma la domanda è: perché lo fanno? La risposta in realtà ci perviene dalla mitologia stessa. Fenrir non è un lupo normale. Fenrir è figlio delle forze del caos che minano l'ordine divino, conosciute nella mitologia norrena con il nome di giganti. Nella mitologia norrena questi esseri tentano costantemente di andare contro all'ordine cosmico, e per farlo cercano di entrare in un mondo che non è loro, cercano di andare oltre il muro che nella mitologia norrena rappresenta la divisione tra due mondi inconciliabili. Sono creature deformi, creature che hanno un rapporto diverso con la realtà. E se noi dovessimo trovare dei corrispettivi nel mondo Pokémon, quali sarebbero? Creature che minano all'armonia del mondo Pokémon, che tentano costantemente di invaderlo, che provengono da altri mondi. Creature strane, atipiche, con design particolari. Creature contro cui umani e Pokémon uniti si sono battuti per preservare il proprio assetto sociale. Esattamente come gli dei nordici fanno contro le forze del caos. Bene, io credo che Fenrir, il Pokémon leggendario di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, non sia altro che un'ultra creatura. Ma tirare in ballo le ultra creature ci porta inevitabilmente in un'altra regione, ci porta da Alola. Una regione che la battaglia contro le ultra creature l'ha conosciuta e l'ha vissuta sulla sua pelle. Come testimoniano i miti della regione di Mali, un tempo un leggendario sostenne una guerra contro i Tapu, perdendo e consegnando a questi ultimi un potere speciale, ossia il potere Z. Ma colui da cui deriva il potere Z non è un leggendario comune, è Necrozma, un'ultra creatura. Un essere che curiosamente sembra avere un corrispettivo all'interno della mitologia norrena. Trattasi dei lupi Ati e Skoll, che nel giorno finale divoreranno uno il sole e l'altro la luna. Ma questa battaglia, che ha visto fronteggiarsi uomini e Pokémon uniti contro l'invasione delle ultra creature, ci riporta in realtà a una terza regione, ossia Kalos. Ad Alola infatti giunge Zygarde, un Pokémon che rappresenta all'interno del mondo Pokémon quello che nella mitologia norrena è l'Yggdrasil, l'albero che a sua volta rappresenta la salute dell'ordine cosmico del mondo nordico. Cernia, Sivelthal e Zygarde rappresentano l'armonia divina che è minacciata dalle ultra creature. Ed è per questo che noi ritroviamo Zygarde ad Alola. Il suo compito è quello di vigilare su quest'ordine. Attenzione però, il suo compito non è difendere l'ordine cosmico, o almeno non adesso. Zygarde rappresenta l'ordine, non è effettivamente il difensore. Insomma, non è lui che deve agire per difendere la regione di Alola. Sono gli dei nella mitologia norrena a difendere il mondo dalle forze del caos, e analogamente nel mondo Pokémon sono gli uomini e i Pokémon uniti assieme a difendere il proprio assetto sociale dall'invasione di esseri che provengono da altri mondi. Se le forze del caos norrene nel mondo Pokémon sono le ultra creature che abitano ai confini del cosmo, gli dei non sono tanto gli uomini o i Pokémon, ma uomini e Pokémon uniti nel loro assetto sociale. Del resto, già Sinnoh ci pone in realtà davanti la questione. In uno dei miti rintracciabili nella biblioteca di Canalipoli si fa riferimento al fatto che un tempo uomini e Pokémon fossero in realtà appartenenti alla stessa specie e che tra di loro non ci fosse differenza. Un po' come se in fondo in realtà uomini e Pokémon condividessero di base la stessa natura. E del resto, avete mai visto o sentito parlare di una guerra tra umani e Pokémon? In questo mondo le uniche guerre che conosciamo sono tra gruppi di uomini che utilizzano i Pokémon come armi. Eppure all'interno di un'armonia così tanto radicata nel mondo Pokémon, com'è possibile che capitino guerre come quella di Kalos? Ebbene, evidentemente quell'armonia un tempo non c'era. Nella mitologia norrena si parla di uno scontro che non ha a che fare con le forze del caos esterne,
ma ha a che fare con due stirpi di divinità. Un tempo questi erano divisi in due grandi gruppi, gli Asi e i Vani. Queste due stirpi divine poi, combattendo una guerra tra di loro, riuscirono a stabilire delle relazioni armoniche e a vivere pacificamente, integrandosi a vicenda. Quindi, parallelamente alle guerre che il mondo Pokémon ha dovuto affrontare contro gli esseri provenienti da altri mondi, è possibile che abbia dovuto fronteggiare anche una guerra interna? E come non pensare, quando si parla di guerra nel mondo Pokémon, alla guerra di Kalos? E a questo punto, dopo l'annuncio dell'ottava generazione, come non pensare alla regione di Galar? Come non pensare alle rovine che la cospargono? Oppure come non pensare alle fortificazioni nordiche che la costellano? Come è già stato notato, la regione di Galar può essere collegata a Kalos, addirittura geograficamente. Del resto ce lo suggeriscono sia le ambientazioni che troviamo a sud della regione di Galar, che il tema comune che questa regione condivide con Kalos, delle rune e della mitologia norrena. E il re di Kalos è Azeta, un essere particolarmente alto e sicuramente diverso dagli uomini che oggi popolano il pianeta. Costui combatté una guerra contro un avversario ad oggi sconosciuto. Ma dal trailer e dalla mappa di Galar traiamo fuori la conclusione che quasi sicuramente c'è un re nella regione di Galar, o perlomeno c'è stato. Ma è un terzo elemento in realtà che legherebbe la guerra del popolo di Azeta con il popolo di Galar alla guerra divina tra gli Asi e i Vani. Sto parlando dell'integrazione. Elysio è discendente di Azeta, ma è palesemente molto più piccolo di lui. Sembra tranquillamente appartenere alla razza di uomini che conosciamo oggi. Sappiamo anche che biologicamente l'uomo nella sua storia non è diventato più basso, bensì più alto. Sembra quasi che un'antica razza di esseri dotati di una considerevole altezza si sia mischiata con un popolo sconosciuto e probabilmente più minuto, producendo dopo il conflitto e grazie a quell'integrazione che troviamo nella mitologia norrena, la razza umana come la conosciamo oggi. Del resto, che bisogno ci sarebbe a Galar di mura così tanto alte? Forse il nemico era decisamente più alto della popolazione che abitava questa regione? Dunque, la guerra che conosciamo come guerra di Kalos, combattuta da Azeta e da questo sconosciuto sovrano di Galar, ha portato all'integrazione finale tra due razze di esseri abitanti il pianeta Terra, facendo prosperare quello che di fatto è un mondo utopico, un mondo in cui umani e Pokémon collaborano tra di loro in sintonia, in cui addirittura sono stati in grado, insieme collaborando con le proprie forze, di creare l'industria. Una civiltà ordinata da una legge cosmica che però non può fare a meno di quelle forze del caos che vivono all'esterno di essa e che in realtà agiscono anche al suo interno. I vari tentativi dei team malvagi di sovvertire l'ordine del mondo, pensate a Cyrus, pensate a Gechis, trovano in realtà un corrispettivo nella mitologia norrena. Le forze maligne esistono anche tra gli dei, come Loki, che è sia compagno di Thor e allo stesso tempo essere che porterà al crepuscolo degli dei. Ed è la stessa mitologia norrena che ci racconta la costante lotta degli dei per mantenere quello che è il loro stato. Ebbene, nel mondo Pokémon non facciamo forse la stessa cosa? Non siamo sempre costantemente impegnati per fronteggiare un nemico che sembra voler portare dei cambiamenti sostanziali a quello che è in realtà un ordine armonico? Gechis, Cyrus, Max, Ivan sono tutti uomini come noi, eppure sembra che non siano in sintonia con il mondo in cui viviamo. Nei giochi Pokémon siamo sempre stati impegnati per combattere quelle che di fatto erano delle rivoluzioni del mondo. Ma a questo punto, cosa potrebbe succedere a Galar? Torniamo da Fenrir. Abbiamo già detto che si tratta di una forza del caos che gli dei hanno incatenato su un'isola al centro di un lago, poiché portatore di sventura. Attenendoci dunque a quella che è la mitologia norrena e trasferendola nel mondo Pokémon, Fenrir risulterebbe essere un'ultra creatura imprigionata dagli uomini, poiché pericolosa e minacciosa riguardo al loro ordine. Peraltro, l'isola nella mitologia norrena indica simbolicamente un mondo circondato dal caos, che possa essere interpretata in realtà come una sorta di ultramondo. Del resto, tempo fa, Pixelpar, un noto leaker, aveva rivelato che originariamente le ultra creature erano state progettate non su 3DS e quindi non per Sole e Luna, ma per Switch e di conseguenza si suppone per Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Ma a questo punto la domanda dovrebbe essere sorta spontanea: qual è il legame tra Fenrir, la spada e lo scudo? Inizialmente, quando questi due nomi sono stati rivelati, la mia sensazione è stata che non fossero in realtà degli opposti ben specifici. E difatti, prendendo in mano la mitologia norrena, la mia si è rivelata un'intuizione tutto sommato corretta. Simbolicamente, nei miti nordici, la spada e lo scudo sono in realtà due facce della stessa medaglia, ossia l'aggressività. Se la spada è infatti un'aggressione attiva verso il nemico, lo scudo è semplicemente ciò che cela
questa aggressività. A questo punto potremmo ipotizzare che il leggendario di Pokémon Spada e Pokémon Scudo sia una sorta di lupo incatenato di tipo buio acciaio che possiede sostanzialmente due forme. Una forma scudo in grado di subire danni proprio come il lupo Fenrir farà fino al crepuscolo degli dei, e una forma spada con la quale il Pokémon libererà tutta quell'aggressività che ha accumulato tramite la forma scudo. Di certo un Pokémon pericolosissimo con un potere latente impressionante che se liberato potrebbe generare il caos. E se ci fosse qualcuno in grado di liberarlo, l'umanità non sarebbe in grave pericolo? Del resto nella mitologia norrena, nel giorno del crepuscolo degli dei, Fenrir divorerà Odino, il capo degli dei stessi. Chi mai potrebbe desiderare così ardentemente di liberare un Pokémon tanto pericoloso? Forse qualcuno che in realtà vuole demolire le tradizioni di Galar e la loro armonia. Probabilmente a Galar sta arrivando una nuova forza del caos. Guardando la regione di Galar è palese il contrasto che vi è in essa tra la tradizione e l'innovazione. Man mano che si procede verso nord, vediamo come le città aumentino il loro grado di tecnologizzazione fino ad arrivare nel più estremo nord, immersa nei ghiacci, alla metropoli della regione stessa. Siamo sempre stati abituati nel mondo Pokémon a vedere metropoli collocate al centro della regione. Pensiamo ad Austropoli o a Luminopoli. Beh, qui la situazione è palesemente diversa. Abbiamo qui una città che è ai confini della regione stessa e che addirittura è divisa da essa da un muro naturale. Nella mitologia norrena si parla di due poli del mondo. Il sud, una terra mite ed accogliente che ospita gli dei, e il nord, un luogo freddo e umido che invece ospita le forze del caos. Curiosamente queste particolari forze del caos sono spesso denominate giganti di ghiaccio, proprio in virtù del loro abitare in una terra fredda e gelida. E spesso uno degli aggettivi più ricorrenti quando si descrivono le grandi metropoli è freddo. Una città fredda è una città totalmente fatta di acciaio, magari con dei grattacieli giganti anch'essi fatti di acciaio e dunque freddi? Ebbene, nel vedere questi grattacieli giganti totalmente fatti di acciaio e freddi come il ghiaccio, è inevitabile il richiamo al mito. Tradizione e innovazione, campagna e industria, un ordine millenario fatto di tradizione contro una tecnologia che potrebbe ambire a ricoprire tutta la regione di Galar e conseguentemente a sconvolgerne l'armonia. La guerra tra Galar e Kalos è terminata 3000 anni fa e da allora l'uomo ha imparato a vivere secondo un ordine cosmico. Ma dopo tutto questo tempo nella regione di Galar, una nuova realtà è in grado di minacciare quell'armonia in cui gli uomini hanno imparato a vivere. Questa realtà è l'industria. E questa realtà è rappresentata dalla città super tecnologica che troviamo a nord della regione. Attenzione, l'industria come il caos deve esistere per far sì che la regione mantenga il suo ordine. Né l'industria né la campagna possono fare a meno della loro compagna. E se qualora ciò dovesse succedere, si andrebbe a perdere quell'equilibrio intrinseco del sistema. Ma se un ipotetico team malvagio decidesse che le cose non devono stare così? Se decidesse che l'industria deve soppiantare le campagne e che il caos deve distruggere quell'ordine? Se decidesse che l'industria debba impossessarsi delle campagne? Se decidesse che il caos deve avere la meglio sull'ordine, che l'innovazione deve avere la meglio sulla tradizione? Questa nuova forza del caos dovrebbe sicuramente trovare un modo per attuare i suoi piani. Anche in questo caso si farà riferimento ai miti della regione, che narrano di un Pokémon, ossia Fenrir, che se liberato potrà destabilizzare l'ordine attuale. E allora a questo punto il cerchio si chiude. Per soppiantare l'armonia delle campagne e industrializzare l'intera regione di Galar, il team malvagio penserà di liberare il lupo Fenrir, proprio con questo intento. Ma Fenrir non è un Pokémon qualsiasi, è un'ultra creatura. Liberarlo non andrà a minare semplicemente l'ordine della regione di Galar, ma l'ordine cosmico dell'intera umanità. Liberando un'ultra creatura, l'intero team malvagio potrebbe aver messo accidentalmente a repentaglio l'intero universo Pokémon. E allora a quel punto Fenrir dovrebbe essere fermato, magari imprigionandolo una seconda volta, chissà. Magari dentro una Pokéball. Del resto in questo modo tornerebbe in pugno agli esseri umani. Peraltro non sarebbe così strano pensare a un'idea del genere partorita in una terra come il Giappone. Basti pensare che la mitologia nordica e il tema dei giganti è stato di ispirazione per un'altra opera nipponica famosissima che è per l'appunto l'attacco dei giganti. Il tema per la verità è molto caro ai giapponesi. L'industrializzazione forzata della nazione a seguito della seconda guerra mondiale ha portato a una svalutazione di quelle che erano le secolari tradizioni giapponesi. Ed è lecito pensare che Masuda, proprio in quei viaggi nel nord Europa che fece per cercare di trovare uno sviluppo a Pokémon X e Pokémon Y, sia stato colpito da racconti di questo genere. Si delineerebbe così anche un ipotetico messaggio
dalla trama di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Tanto l'innovazione quanto la tradizione sono due elementi fondamentali per mantenere l'ordine del mondo. Di fatto sono due facce della stessa medaglia, ma privarsi di una delle due facce automaticamente porta all'annullamento dell'altra faccia e dunque alla distruzione di tutto. C'è però un altro elemento abbastanza importante che già vi ho citato e che abbiamo totalmente evitato. Sto parlando del leggendario scolpito nella terra che vediamo all'interno del trailer. La sua rappresentazione iconografica, che sembra essere fortemente legata ai venti e ai tuoni, potrebbe ricondurlo alla figura divina di Thor, uno dei più importanti dei nordici, il cui compito principale è quello di difendere l'ordine divino proprio dalle forze del caos. In molti hanno sostenuto nel web che questo Pokémon, all'interno di quella raffigurazione rupestre che abbiamo sia nella mappa che nel trailer, stesse per così dire punendo il genere umano. Ma mi trovo personalmente in forte disaccordo, principalmente in realtà per un motivo. Ad un'occhiata più attenta, le rune che vediamo nel trailer sono presenti solo in una zona particolare, dove insieme alla figura scolpita vediamo dei trittici di monoliti che suggeriscono la presenza di una sorta di luogo di culto. Ma se il Pokémon fosse malvagio, perché venerarlo? Dei come Loki, ad esempio, sono totalmente scomparsi dall'iconografia norrena. E se vogliamo fare un parallelismo col mondo Pokémon, Kyurem non è un Pokémon venerato dalla popolazione di Forte Brezza, ma rifuggito. Che senso avrebbe per il genere umano venerare un Pokémon nemico? Ad un certo punto nel trailer vediamo queste particolari rune coperte interamente da spighe di grano. Rune che presentano su di esse un simbolo particolare, ossia un quadrato ruotato in diagonale, ripetuto poi tre volte, andando a formare una figura molto particolare. Nella mitologia norrena, il quadrato unito al numero 3 riporta il significato del numero 12, unione della potenza divina rappresentata dal numero 3 e degli elementi della materia rappresentati invece dal numero 4. L'unione tra gli dei e la materia, tra il celeste ed il terrestre, dà come risultato la spiga, un seme che è pronto al sacrificio per nutrire gli uomini e per dar vita ad altre piante. Come abbiamo citato a inizio teoria, siamo già giunti alla conclusione che il professore ha probabilmente a che fare con delle piante e verosimilmente le sta studiando. E se il leggendario nel difendere uomini e Pokémon da quelle forze del caos che un tempo possono aver minacciato Galar sia stato in grado allo stesso tempo di irradiare l'intera regione di un'energia particolare in grado di rivitalizzare completamente? Un'energia misteriosa in grado di ridare vita alle piante, ma che magari, se studiata da un professore, potrebbe ridare vita sia a uomini che a Pokémon. E chissà, magari con una nuova minaccia alle porte, magari con il risveglio del lupo Fenrir. Sarà proprio grazie all'intervento degli studi del professore e grazie alla catalizzazione di questa energia che il leggendario che vediamo scolpito sulla collina potrà tornare in vita e magari, a fianco del giocatore, affrontare un'altra volta le forze del caos. Bene, la teoria di Galar è tecnicamente conclusa, ma prima di lasciarvi ci tenevo a fare un'altra osservazione. Dire che umani e Pokémon appartengano allo stesso ordine e quindi eliminare la differenza storica tra uomini e Pokémon non sminuisce forse l'intera cosmogonia di Arceus? La mitologia norrena, del resto, non parla di un dio creatore, la vita nasce dall'incontro tra il caldo e il freddo. Dunque, come uscire da questo inghippo? In realtà la soluzione è molto semplice. La lettura norrena va utilizzata solo per quanto riguarda lo scontro tra uomini e Pokémon e ultra creature. Per quanto riguarda invece la creazione di tutto ciò, si tenga comunque buono, almeno per ora, il mito di Arceus. L'intero universo, anche il contrasto tra ordine e caos, in realtà non è altro che una creazione di Arceus. E il conflitto tra queste due potenze non è altro in realtà che una manifestazione di un ordine postulato dal dio creatore. E quando, sempre secondo la mitologia norrena, il caos ingoierà l'ordine, allora a quel punto si darà vita a un nuovo ciclo dell'esistente, dove le forze del caos torneranno ad occupare quei luoghi estremi dell'universo, sempre sotto la sorveglianza di Arceus. E a questo punto, dopo un'ora abbondante di registrazione, permettetemi di andare oltre, di esagerare forse un po'. È possibile che nel prossimo gioco Pokémon, magari nei remake di Diamante e Perla, il tema della creazione possa essere trattato meglio? E se in questi remake Cyrus riuscisse in realtà a completare il suo obiettivo? Se fosse davvero in grado questa volta di risvegliare Giratina, un Pokémon a metà tra Pokémon e ultra creatura, a quel punto si avrebbe la dissoluzione del mondo Pokémon, si creerebbe un nuovo ordine
il mondo Pokémon subirebbe un reboot. Un nuovo titolo che ripartirà da zero senza considerare minimamente ciò che c'è stato in precedenza, Pokémon, costrizioni e quant'altro. Del resto, questa possibilità è stata più volte discussa nella community e anche i produttori di Game Freak hanno rivelato la possibilità che un giorno potesse arrivare un titolo reboot. E se quel giorno non fosse poi così lontano come ce lo aspettiamo? Questa è una domanda alla quale, almeno per il momento, mi riservo di non rispondere. Per oggi abbiamo finito, è stato credo uno dei video più lunghi del mio canale, ma spero che nonostante la lunghezza vi sia piaciuto. Se fosse così vi invito ovviamente a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, qui sotto commentate aumentando le informazioni e fornendo altri elementi che sicuramente in questo viaggio verso Pokémon Spada e Pokémon Scudo torneranno utili. Per il resto vi invito a passare dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e a premere la campanella per ricevere invece ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.